Tu sei sicura che a quell'idea che hai nella testa corrisponde un oggetto nella realtà, vero? Quindi, che per dirla con i termini della linguistica contemporanea, a quell'idea e alla parola corrisponde un referente extralinguistico extralinguistico perché è nella realtà, quella propriamente detta. Nel mondo delle cose, delle res, che è la realtà, come sapete. Siamo tutti sicuri di questo? Adesso pensa all'idea quella su cui abbiamo discusso tempo addietro, di cui abbiamo tentato di dare una definizione. L'idea dell'amore su cui ci siamo ampiamente intrattenuti. Il referente extralinguistico? Se dico tavolo, il riferimento extralinguistico sta lì. Il referente. Tavolo, lo vedi, è una res è una delle cose e quindi noi possiamo dire che quella parola e quell'immagine mentale si riferiscono a quella cosa. Quando la diciamo è come se la indicassimo con il dito indice. Io indico quella cosa o pronuncio quella parola che ha quel suono che viene decriptato dalla tua mente, visto che a due parliamo italiano e dunque ci capiamo. Se dicessi la stessa parola usando un'altra lingua, che pure tu conosci, ti si formerebbe nella testa la medesima idea e il riferimento a quell'oggetto lì sarebbe in qualche maniera confermato. Se dico amore, idea, Arianna, ricordatevi, idea ha a che vedere con la vista, dalla radice id del verbo orao io posso vedere con gli occhi sensibili oppure posso vedere metaforicamente con gli occhi della mente. Sapete gli indiani, gli indu si disegnano questo terzo occhio qui in mezzo alla fronte che è l'occhio della mente, simboleggia l'occhio della mente. Vero noi siamo in grado di vedere immaginando la facoltà della immaginazione qui L'etimo è latino, imago, che è simile a idea. È un'immagine mentale, è una cosa che vediamo con il terzo occhio della mente, metaforicamente. Evidentemente l'abbiamo vista con gli occhi sensibili e poi un'impronta di questa visione è rimasta nella nostra memoria. Forse è così. Nella mente ci finisce dopo che l'abbiamo vista con gli occhi sensibili. O no? È una possibilità. Il protone propende per un'altra possibilità che poi esploreremo. È vero che l'abbiamo vista prima con gli occhi della mente, dell'anima, quando ancora non era incarnata nel corpo, e dopo con gli occhi sensibili riconosciamo in virtù di questa idea che abbiamo appreso con la mente riconosciamo con gli occhi sensibili gli oggetti che hanno forma simile, ma di questo poi parleremo. Per il momento la domanda è semplice, se io dico amore o dico giustizia o dico pace, ovvero utilizzo dei termini astratti, quindi non di immediata identificazione con un referente extralinguistico, con una cosa che posso indicare con il dito, Quell'idea lì, dove sta? Solo nella mia mente? Oppure anche un'altra dimensione di realtà? Perché altrimenti uno potrebbe anche chiedersi, se io dico amore e tu dici amore, ci capiamo? Stiamo dicendo la stessa cosa? Se io dico giustizia e tu dici giustizia. Stiamo dicendo la stessa cosa e badate bene di termini astratti, nella vita di tutti i giorni ne usiamo parecchi, ne usiamo qualcuno. Se dico passami la macchinetta del caffè, nessuno vi può fraintendere, è tutto molto semplice, quella macchinetta del caffè che uno ha sotto gli occhi, ma insomma l'idea della macchinetta del caffè è qualcosa di immediatamente comprensibile a tutti. Se dico a Diana per favore passami una matita perché io non me la sono portata, lei mi capisce perché la matita ha una sua materialità. Poi esistono matite differenti, più o meno colorate, ma insomma una matita è una matita. Se dico a Diana invece: Ti sembra giusto che Tizio abbia preso questa decisione, che si sia verificato questo evento? Vedi giustizia in questo? Lei che cosa capisce? O peggio ancora, se dico ti amo, tu che cosa capisci? Perché il riferimento è al concetto astratto di amore. Quindi la domanda è, queste parole, questi termini, che noi chiamiamo astratti, hanno solo realtà nella nostra mente? Oppure hanno anche un altro tipo di realtà? Ovvero, se hanno solo realtà nella nostra mente, in che modo ci capiamo? O forse ci fraintendiamo? Però no, siamo la stessa lingua. C'è un margine di fraintendimento più o meno ampio in realtà. E questo margine di fraintendimento è tanto più ampio quanto meno ci mettiamo in relazione gli uni con gli altri definendo le parole che utilizziamo. Questo l'abbiamo sperimentato col dialogo socratico, noi siamo rimasti al dialogo socratico. Tuttavia, esiste un punto di riferimento oggettivo, dato, definito una volta per tutti, un modello a cui le parole e le nostre idee parziali, relative, soggettive, in ultima istanza, fanno riferimento? Che dite? si tratta soltanto di parole? direi di no, direi di no, se dico ti amo tu qualcosa capisci, se tu mi dici ti voglio bene oppure non sei stato giusto io qualcosa capisco, ripeto, forse ci fraintendiamo abbiamo un margine di fraintendimento più o meno ampio, figuriamoci poi queste parole vengono dette utilizzando altre lingue, tuttavia comunichiamo, dunque forse queste parole si riferiscono a un qualcosa che pur non essendo dato in termini materiali, quindi di res, di cosa tra le cose che posso indicare con il dito, ha una sua forma di realtà, ha una sua consistenza ontologica, cioè in qualche maniera è, non è soltanto idea, non è soltanto parola, non è soltanto flatus vocis, come dicevano i medievali, cioè fiato della voce, parola detta, a cui non corrisponde nulla. Prego. Ora, se siamo d'accordo da, sul fatto che è un astuccio, un oggetto è qualcosa di oggettivo e, e tanto basta, ma eh, come si concretizza l'amore e come si concretizza la giustizia in una serie di atti, però non, non è propriamente una cosa fisica. Eh, l'amore può essere un gesto, l'amore può essere semplicemente un sentimento e la giustizia può essere la condanna di un colpevole. Quindi è un gesto in qualche modo è un atto che qualcuno compie? Eh? Più che un atto è un, un, il principio in base al quale si compie l'atto di fare giustizia, di far pagare la pena o di irrogare la, la pena all'eventuale condannato se applichiamo una, una legge. La giustizia è il principio. Comunque, sì, ci siamo capiti, fare giustizia è un modo di dire che ci sta tranquillamente. Quindi. Come si chiama questa sfera? Eh, questo è un argomento di discussione. Questo. Come si chiama questa sfera? Beh, come definirla? Però siete tutti d'accordo che comunque lui ha detto è soggettivo, però non è semplicemente soggettivo nel senso che ognuno si fa l'idea sua, che ha una validità circoscritta soggetta al divenire, al cambiamento, è così semplice, io direi che ha anche una sua rilevanza intersoggettiva, altrimenti non ci capiremmo, né ora, né ieri, né domani. Visto che noi uomini, almeno nella tradizione occidentale, in quella orientale useranno altre lingue, va da sé, di queste cose parliamo da secoli, forse ci siamo sempre fraintesi, ma io direi di no, nel senso che il linguaggio comunque è patrimonio comune, poi il linguaggio va appreso, va approfondito, va chiarificato, ma è tutto così soggettivo, tutto così relativo. Pensiamo appunto alle leggi, certo le leggi vanno interpretate, ma hanno una loro obiettività in ultima istanza, se non avessero una loro obiettività. Chiunque potrebbe dire, ma io questo lo sapevo, io questo l'ho interpretato in un'altra maniera. Ma in ultima istanza è la parola del giudice o di chi ha scritto la legge quindi il nomoteta direbbero i greci. Quindi la legge ha una sua obiettività, poi può essere cambiata. La legge è ben inteso, questo lo sappiamo. Ma quando io dico quella cosa, se c'è una norma e dico non fumare, dico per dire: quella norma è chiara: non fumare. È qualcosa che può essere soggetto a interpretazioni, Se uno vuole fare il sofista, forse c'è cioè, qualcosa di oggettivo o comunque di valido in termini intersoggettivi. Ma vedete già allora tre dimensioni diverse. Quella della soggettività personale, e lì siamo a livello del dei gusti bus. A me non piace. La pasta alla carbonara, lo so, sono un folle, ma non piace. De gustibus. Questa è una soggettività, nel senso protagoreo, spinta. Non piace, però so che cos'è la pasta alla carbonara. Il gusto della pasta alla carbonara non mi piace. E questo lo posso dire. E tu mi dirai, no, a me piace tantissimo. E questo è soggettivo. Io e te parliamo... Ci chiariamo su una determinata questione, e qui stiamo avendo uno scambio intersoggettivo con progressive chiarificazioni su termini magari importanti, perché abbiamo una relazione, non lo so, o anche una relazione c'è bisogno di una relazione affettiva, una relazione docente-studente, è comunque una relazione che spesso e volentieri va chiarita, e usiamo le parole. La dimensione è intersoggettiva, dunque, se io dico una parola, tu questa parola la recepisci, la fai tua e la utilizzi successivamente per comunicare con il sottoscritto. Quindi lì abbiamo un dato di realtà intersoggettiva che è diversa da quella puramente intima, soggettiva, del gusto. Mi seguite? C'è una bella differenza. Ma qui andiamo a un altro livello ancora, ovvero. Le parole e le idee sfera linguistica e sfera noetica, mentale, logica, quella della mente, quella delle immagini mentali a cui si riferiscono le parole o da cui derivano le parole, hanno un aggancio di realtà oggettiva, oggettivamente data, quindi non semplicemente... Intersoggettiva, ovvero non funzionano semplicemente come mezzi di comunicazione, ma si riferiscono a un qualcosa, a un quid che ha una sua consistenza indipendente alla quale tutti quanti possiamo e dobbiamo fare riferimento. Questa è la domanda: avete capito i tre livelli? Ti faccio un esempio chiarificatore, spero chiarificatore, chiudi gli occhi e pensa ad un triangolo. L Hai pensato? Bravo. Adesso vai alla lavagna e per cortesia disegna un triangolo. Bravo. Puoi andare a posto. Siete tutti d'accordo che quello è un triangolo? Scusa, il triangolo da dove l'hai preso? Dalla mente. Da mente, sì, ovviamente, ma ci sono, un... hai visto un triangolo qui? C'è un oggetto triangolare? No. Dove sta il triangolo? Eh. L'hai visto? Sta nella tua mente, certo. Arianna, vai a disegnare un triangolo, va? Bravo. Classica mano ferma, insomma. <ride> allora Arianna, tu invece il triangolo dove l'hai preso? non dei triangoli L'hai preso dalle medie. <ride> eh, incredibile. Prima delle medie i triangoli non esistevano. Allora, la consistenza ontologica del triangolo, a che cosa fa riferimento? Lei dice che ha avuto modo di apprendere il significato del triangolo, o del termine triangolo riferito a quella forma, alle medie. In realtà alle medie qualcuno, qualcuna, ha, le ha parlato del triangolo, le ha parlato, ma il triangolo era comunque accessibile alla sua immaginazione... Prima lo è stato dopo e lo sarà anche in futuro ed è sempre lo stesso triangolo dell'epoca di Euclide o di Pitagora ed è sempre lo stesso triangolo di cui parleranno magari utilizzando altre formule o altre parole gli uomini. Fra mille anni, sempre che fra mille anni ci sia ancora un'umanità, o no? E allora vedete il triangolo quella cosa lì? Certo. Voi dovete imparare ad associare al termine triangolo, visto che parliamo in italiano, quella figura lì. Ma quella figura lì ha una consistenza ontologica decisamente oggettiva, cioè non è una questione che io e lui abbiamo detto che ci vogliamo bene per qualche motivo e stiamo definendo la natura della nostra relazione. Oppure stiamo parlando di Giustizia di giusto e di ingiusto è in maniera intersoggettiva mediamo definendo questo termine in relazione alla nostra situazione concreta. Ma poi forse esiste anche una giustizia in sé per sé, o un amore in sé per sé, forse. Però diciamo che a livello intersoggettivo ci siamo. A livello soggettivo, personalissimo e solipsistico, troviamo altre realtà. L'orsacchiotto suo, tutti noi abbiamo un orzacchiotto no? a casa, un, sem un bellissimo pupazzo che nei momenti di crisi torniamo ad abbracciare. Sarà Winnie the Pooh, sarà un altro orsacchiotto, no? Va bene? Quell'orsacchiotto lì è molto soggettivo. Io non vado ad abbracciare il suo, ognuno gli viene in mente un orsacchiotto. Chiaro che poi sono tutti abbastanza simili, che fanno riferimento a un animale che si chiama orso, che esiste anche nella realtà. Gli Orsacchiotti, no, sono la nostra invenzione. Il triangolo invece ha una sua oggettività. Data, da dove l'abbiamo presa? Non mi dite l'abbiamo presa dal libro di scuola nelle medie, perché chiaramente ne siete venuti a conoscenza forse in quel momento direi pure alle elementari, ma forse pure all'asilo disegnavate triangoli in maniera più o meno consapevole o inconsapevole. Dunque il triangolo sta lì per conto suo, ha una sua consistenza e le regole che si applicano al triangolo da dove le abbiamo prese? Non è che oggi il teorema di Pitagora, formulato da Pitagora e forse in realtà formulato ancora prima dai Sumeri o dai Babilonesi, sono state trovate delle tavolette in cui è rappresentato il teorema di Pitagora che risalgono al secondo millennio avanti Cristo dunque immaginatevi non è che il teorema di Pitagora se lo sono inventato in quel momento valeva ieri e vale anche oggi Vero la somma dei quadrati costruiti sui due cateti di un triangolo rettangolo è pari al quadrato all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è vero? E questo essere vero da che cosa dipende? Da una faccenda soggettiva? Da un, un accordo, da una convenzione intersoggettiva? Ci siamo messi d'accordo che è così? 2 più 2 fa 4 perché io e lei ci siamo messi d'accordo a un certo punto che 2 più 2 faccia 4. E che 3 più 2 faccia 5? O fa 4 e fa 5 indipendentemente da? E se lei dice che 3 più 2 fa 4 sta commettendo un errore. Lo possiamo dire, e in base a che cosa lo possiamo dire? Perché col professore di matematica non si scherza, nemmeno con quello di filosofia in realtà, ma con quello di matematica meno che mai. Non è che è opinabile, 3 più 2 fa 5, altrimenti è sbagliato. Non è che posso dire: sì, ma io l'ho interpretata in un'altra maniera la questione. Ma io intendevo dire: no, 3 più 2 fa 5, e non 4. Siamo tutti d'accordo? Questo è uno dei motivi. Per cui la matematica è anche cosa un po' più difficile di altre materie, come il greco o il latino. Lì c'è un margine di interpretazione entro certi limiti, ma insomma, se mi sbagli il genitivo assoluto, me l'hai sbagliato, punto e basta. O no? Ma torniamo alla matematica, lasciamo perdere il greco, se no ci complichiamo la vita. E allora, da che cosa dipende l'oggettività, la datità? delle leggi che riguardano il triangolo, della figura stessa del triangolo, oppure dell'aritmetica. Ricordatevi che per i greci geometria e matematica sono due facce della stessa medaglia, due facce della stessa medaglia. Tant'è vero che loro utilizzavano le pietruzze, da cui calcolum, calcolum in latino, calcolare vuol dire disporre le pietruzze. Ma se vi ricordate un pochino quello che abbiamo detto a proposito dei Pitagorici, capite quello di cui sto parlando. Non ne sto parlando a casaccio, eh? perché potremmo dire che la filosofia platonica, la teoria platonica delle idee, riprende sicuramente la tradizione socratica di cui abbiamo detto ampiamente, ma riprende anche quella pitagorica e le fonde insieme dando origine a una visione assolutamente originale, bella, produttiva, significativa. Eh? Allora, ripeto. È chiaro il quadro? Siamo partiti da questa domanda, ovvero laddove le parole e le immagini mentali, le idee, si riferiscono ad un oggetto, a un referente extralinguistico, immediatamente dato nel regno delle res, cioè delle cose, cioè degli oggetti sensibili, allora in quel caso lì la parola, senza timore di commettere un errore, ha un referente extralinguistico ben preciso, che possiamo addirittura indicare qualora questo referente extralinguistico ricada in quel momento all'interno delle nostre possibilità sensoriali. Il tavolo sta lì, lo posso vedere. Il cammello no, l'ho visto, mi ricordo di averlo visto al bioparco, ma in questo momento il cammello non c'è. Però so dove posso andarlo a vedere, ovvero la parola cammello si riferisce comunque ad un oggetto dato, ad una cosa, ad una res data nella realtà. Ed è un'esperienza possibile. Ripeto, prendo il treno, vado al bioparco, sperando che nel frattempo non li abbiano massacrati tutti, ma non siano morti tutti i cammelli. Altrimenti mi tocca prendere l'aereo e andare nel deserto del Sahara, che ti devo dire, o in Egitto. Va bene? Poi abbiamo detto invece di altri termini, e lì il termine idea o ideale assume già un'altra connotazione, poi vi dico. Questi termini sono i termini astratti, amore, giustizia, odio, pace, guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Questi termini, anche se non hanno un preciso referente extralinguistico in termini materiali e sensibili, cioè per quanto mi pulisca gli occhiali e aguzzi la vista strizzando i miei occhi miopi, tra parentesi miope, mio è muscolo, ops, il miope fa questo gesto qui, strizza l'occhio, da qui deriva la parola u miope, per aguzzare la vista, per vedere più lontano, va bene? Allora, per quanto possiamo essere miopi, queste parole, che sono concetti astratti, si riferiscono quantomeno ad una dimensione intersoggettiva vanno chiarificati vanno spiegati ma insomma se io stringo la mano a Gaia mia c'è rimane mica per un certo periodo di tempo in relazione ad una determinata cosa e le dico pace e lei mi dice sì pace sperando che non menta che non mi tradisca pugnalandomi alle spalle appena mi giro beh ci stiamo capendo ci stiamo capendo però se io chiedo a Diana di alzarsi dal posto e di andare alla lavagna a disegnarmi pace, ovvero di andare alla lavagna e di rappresentare l'immagine che le si forma in mente quando dico il termine pace. Diana si alza e che cosa mi produce la lavagna? Vai, vai, disegna, alzati. Allora, adesso Diana ci disegna pace. Eh? Tu disegna pace non è una questione di essere bravi o meno, non è questo il senso del, dell'esperimento. non lo so, una parola per esempio, quindi ci sono dei simboli che evidentemente a quel concetto astratto si riferisce bravissimo. E quindi, in base a questi simboli che noi conosciamo nella realtà, noi riusciamo a capirci, con quella persona. Non stiamo parlando quel concetto Brava, puoi tornare a posto. Se io adesso chiedessi a un'altra persona di andare a disegnare pace. Certo, adesso c'è un precedente, lei ha disegnato la colomba della pace. Che ha anche una sua consistenza materiale a Pasqua quando ci mangiamo la colomba. Eh? Lei ha detto: è un simbolo. I simboli che cosa sono? Sono delle immagini. Che fanno riferimento ad un immaginario collettivo, sono degli archetipi, è un termine che usa un grande filosofo, psicanalista del Novecento, che si chiama Jung, che parla di questi archetipi collettivi, cioè dei simboli che indipendentemente dalla cultura, dal popolo, dall'epoca, attivano immediatamente. Qualcosa nella mente di chi li osserva, come le bandiere, anche le bandiere sono dei simboli. Hai detto una cosa molto importante, molto bella. Tuttavia, ti chiedo: i simboli, questi simboli qua, la colomba, hanno la stessa oggettività del triangolo? Ovvero, non so se a un cinese viene in mente la colomba. Perché magari in quella cultura il valore simbolico della colomba, o meglio, il valore simbolico del termine pace, viene espresso con un'altra immagine. A noi non ci verrebbe in mente il dragone come simbolo di, eh, di, di, di fortuna, di buon augurio, di fecondità, di ricchezza. Magari al dragone associamo una visione di pericolo, di, di, di pericolo che incombe su di noi, non lo so, perché abbiamo nel nostro immaginario collettivo Tolkien, Il Signore degli Anelli o qualche cosa del genere, pure le saghe medievali. Cioè, capite? I simboli hanno sicuramente un valore evocativo importante, quindi hanno una intersoggettività decisamente più ampia di quella che possiamo ottenere parlandone io e te personalmente. Perché se io disegno alla lavagna quel simbolo, tutti quanti voi o la gran parte di voi intende, comprende qualche cosa. Se io ti avessi detto vai a fare un disegno e avessi chiesto a loro di interpretarlo, loro magari l'avrebbero interpretato come pace o magari qualcuno l'avrebbe interpretato anche in un'altra maniera, non è affatto escluso. Va bene? Quindi indubbiamente ha una sua intersoggettività più marcata. Hai detto molto bene però, non ha la stessa oggettività del triangolo. Sul triangolo c'è poco da discutere. Cinesi, non cinesi, antichi, moderni, oggi, domani. Mentre i simboli hanno uno spessore, una consistenza importante, ma, viva e Dio, lo stiamo studiando in storia, lo studiamo in storia dell'arte, lo studiamo in storia della letteratura, i simboli cambiano col passare dei tempi. Pensate a a quanto è polisemantico il termine rosa nel mondo medievale. Quante cose indica. Oggi indica molto di meno, anche se io regalando una rosa a questa o a quella persona sto significando con un gesto volontario qualche cosa con un oggetto reale, una rosa. Ti regalo una rosa. Sto significando qualcosa che il mio interlocutore è in grado di capire o no? Ho oh, ben inteso, io non sto parlando di fumi, sto parlando del linguaggio che utilizziamo tutti quanti, tutti i giorni, e vi sto invitando a questa riflessione. Il significato delle parole, il rapporto con le idee, e il rapporto tra le idee che stanno qui nella nostra mente e quella che noi chiamiamo realtà. Ma abbiamo già visto come di realtà possiamo parlare in maniera diversa, perché c'è la realtà sensibile, materialmente data, che forse è quella più semplice, forse, eh, ben inteso. La possiamo toccare con mano, ci arriviamo attraverso i cinque sensi e lì sapete, non bastano, cioè, le parole bastano e avanzano nel senso potremmo anche non parlare in maniera troppo complessa, potremmo anche semplicemente grugnire e indicare quella cosa lì. E la mimica facciale farebbe il resto. Forse il linguaggio è nato così. Forse. Quindi se io indico quella montagna di carne che si appresta con... Facendo questo gesto e questa espressione facciale, tu capisci che lì probabilmente c'è un mammut, anzi l'hai visto. E quando il mammut non fosse presente immediatamente perché sta dietro quella collina, quindi tu non riesci a vederlo. E io ti dico alla stessa maniera, oh, tu capisci che c'è il mammut, ma sta dietro la collina, si sta avvicinando. E quindi tu, cacciatore paleolitico o neolitico, agisci. Ti prepari ad affrontare il mammut. Mi spiego? Ma qui parliamo di oggetti reali, i grugniti per indicare concetti astratti già vanno un po' meno bene, però i gesti che poi diventano simboli, per esempio la mano tesa, la mano disarmata, tesa in avanti, è un gesto di pace. Ecco questo poteva essere un altro simbolo da utilizzare per indicare pace, ed è forse quello più universale cioè se io vado da un, un aborigeno australiano o vado da un cinese in una regione remota non parlo una parola della sua lingua, ma mi presento sorridente dimesso, quindi non con un fare aggressivo e tendo la mano oddio, tutto è possibile per carità viviamo comunque sempre con un minimo di azzardo, di rischio, però quello capisce pace. O dovrebbe capire pace, o speriamo che capisca pace. Il mammut non lo capisce, eh? Se al mammut è tendo la mano, non lo capisce. Non credo che lo capisca il mammut. Però no, questo linguaggio entro certi limiti funziona anche con gli animali. Se voi vi approcciate a un animale, a un mammifero, intendo dire, quantomeno un mammifero, con fare aggressivo alzando il tono della voce. Muovendo roteando le braccia, quell'animale fugge oppure lindia si mette sulla difensiva. Se vi accostate in punta di piedi, gli fate una carezza, e l'animale percepisce che in quel momento non siete pericolosi o no? Quindi c'è un linguaggio universale va bene e fa riferimento al, al corpo. Poi, quindi i simboli e simbolo, la parola simbolo viene dal greco sempre, simbolo, getto insieme, scaglio insieme delle immagini, delle parole. Ecco perché simbolo è quella roba lì. Qualcosa che metto insieme, che fondo insieme, una bandiera è un simbolo. Quindi è un oggetto della mente. Ma poi c'è il triangolo, che ha un'oggettività tutta sua. Quindi ci riferiamo agli enti geometrico-matematici. E dove stanno questi enti geometrico-matematici? Perché il simbolo magari sta nella nostra mente, però abbiamo visto che non sta semplicemente nella nostra mente, sta anche in qualche maniera nella realtà, perché se io ti rendo la mano tu capisci pace, e che poi devi scrivermi un trattato, a me basta che non mi aggredisci, io voglio la pace in quel momento, quindi funziona o dovrebbe funzionare ed è un linguaggio in qualche maniera universale. Mentre mi piace tanto la pasta alla carbonara, se lo vado a dire a un aborigeno australiano, quello non capisce assolutamente un fico secco, e mi risponde, magari se parliamo di cucina, che a lui piacciono piatti, i cui nomi a me sono totalmente sconosciuti, fermo restando la totale soggettività del gusto, perché magari al signor aborigeno piace quel piatto, alla signora aborigena no. Le gustibus. Capite quanti livelli di soggettività ci sono? Da livello quello intimo, personale o dal linguaggio quello familiare che c'è magari tra due amanti o tra due bambini che stanno giocando, inventano un mondo fantastico per cui si capiscono solo loro due. A volte si capiscono al volo, basta una mezza parola. Tutti quelli che stanno fuori questo gioco linguistico non capiscono un picchio, cioè capiscono che quella è cosa loro. Eh? Come i soprannomi, cicci, titicocco. All'epoca mi andavano di moda questi, questi soprannomi. Io pensavo che questa ragazzina, no? Mi faceva cicci, cicci. Io interpretavo in maniera, insomma, non proprio perché eravamo piuttosto grandi, quindi iniziava a interpretare in un'altra maniera. Mi spiego? Però lì cicci che vuol dire? Se vado da un cinese e gli faccio cicci cicci, o da un aborigeno australiano, magari quello fraintende, giustamente fraintende. Ci sono anche dei gesti che vengono fraintesi. Pensate in India, se io faccio così, sto dicendo di no. Se io faccio così, sto dicendo di sì. Parti invertite, quindi attenzione: c'è un certo margine di ambiguità. Non tutti i gesti sono necessariamente così universali. Ma torniamo a 2 più 2 uguale a 4. Lì c'è piena oggettività. E allora il triangolo dove diavolo sta? Sta solo nella mia mente? O sta solo nelle nostre menti? Dopo un'approfondita lezione di geometria. Ma la maestra che vi ha fatto lezioni di geometria se l'è inventato lei? Ha ripetuto delle cose che si è inventato qualcun altro e che siccome sono ripetute da secoli allora sono diventate una convenzione e non può non essere così per motivi puramente convenzionali? Oppure no? Oppure il triangolo è una figura che ha delle leggi implicite, vere, certe? sempre identiche a se stesse. Voi sapete che quando alla fine degli anni 70 la NASA ha mandato questa navicella nel Sistema Solare, si chiama Voyager, Voyager 1, poi qualche anno dopo hanno spedito un'altra sonda, si chiama Voyager 2. Sono passati oltre 40 anni, fra un pochino 50 anni. Questa sonda ha raggiunto e superato i margini esterni del sistema solare. E adesso, inviando segnali sempre più flebili alla Terra, flebili e con un intervallo di tempo maggiore, perché sapete viaggiano alla velocità della luce. Ma insomma, più mi allontano, più tempo ci vuole. Comunque, continua a comunicare con la Terra stanno nello spazio profondo interstellare. Quindi tra la sfera del sole e altre sfere stellari. Magari ci arriverà fra secoli o millenni, dipende dalla velocità, ma non va la velocità della luce vada sì. E allora lì l'umanità per comunicare con eventuali civiltà aliene ha messo tra le tante cose, le tanti documenti, in una piastra, ha messo, avete presente l'uomo vitruviano, quella figura umana di Leonardo che è scritta in un quadrato e in un cerchio, che indica la quadratura del cerchio, un'opera di ingegno clamorosa. La figura dell'uomo vitruviano è messa lì come linguaggio universale il più universale possibile, il massimo di universalità a cui la mente umana giunge, perché si ritiene che, poi forse non è così, forse la civiltà extraterrestre a base di silicio oppure insettiforme che entrerà in contatto con questo simbolo, sempre ammesso che entri in contatto con questo, con questo simbolo, capirà altre cose, ma forse no, forse... La matematica e la geometria sono un linguaggio che vale tanto nel sistema solare quanto nel sistema di Andromeda o di Alfa Centauri. Chi può dirlo? Forse sì. Comunque è il massimo di universalità, perché per noi umani fa riferimento non a qualcosa di puramente soggettivo, non a qualcosa di intersoggettivo, non a qualcosa di simbolicamente rilevante, ma insomma, anche qui i simboli sono piuttosto relativi, come abbiamo detto, eh? ma fa riferimento a qualcosa di oggettivo, che appartiene ad un'altra realtà, a cui magari questi extraterrestri non sono mai giunti con i sensi, ma capire che sensi hanno poi? Tre occhi, un sesto, un settimo, un ottavo senso. Noi ne abbiamo solo cinque. Voi immaginate il mondo come lo vede un gatto, un cane, una gallina? Parliamo di creature terrestri? La risposta è no. O forse sì, ce lo immaginiamo vagamente perché hanno i cinque sensi che abbiamo noi. Però non siamo in grado di vedere il mondo come lo vede un cane. La metà del cervello del quale... È dedicata a decriptare i messaggi olfattivi rispetto al nostro cervello, in cui l'area dedicata all'olfatto è un'area decisamente ristretta, mentre per noi umani l'area eidetica, da la cui l'intelligenza, la memoria eidetica, cioè quella delle idee, è altamente sviluppata, il senso dominante è la vista. Poi in seconda battuta l'udito e poi vengono gli altri sensi, il tatto, l'olfatto, il gusto. Per un altro animale no. Se i cani evolvessero a livello umano, ammesso, se fossero i padroni della terra, comunicherebbero forse con delle idee olfattive. Forse, ma questa è fantascienza. Torniamo invece a una cosa che è fantascienza, ma non è nemmeno così fantascienza. La sonda che sta lì. E allora noi immaginiamo, crediamo, forse nel frattempo l'umanità si sarà estinta, che quella, quel messaggio lì, l'uomo, la forma umana, inserita all'interno di un cerchio e di un quadrato, con delle proporzioni ben definite, sia un linguaggio universale, così universale da permetterci di comunicare con civiltà che stanno al di là delle stelle. Dunque, dunque... Quella idea lì, quella visione lì, fa riferimento a qualcosa di oggettivamente dato? Vedete che ci stiamo un pochino avvicinando? Forse sì. E dove sta questo qualcosa di oggettivamente dato? S Identico sempre a se stesso, avente le stesse caratteristiche dell'essere parmenideo, vi ricordate? L'essere parmenideo è eterno, immutabile, sempre identico a se stesso. Ma il triangolo e il quadrato non sono forse anch'essi eterni, identici, sempre uguali a se stessi, al di là del tempo e dello spazio? Allora, se avete capito questo discorso, e eh, guardate, è un discorso che è partito, ancora non abbiamo letto Platone, ed è partito da Cose molto semplici, no? mi state forse avvicinando alla teoria. Teoria? Ancora una volta, il verbo orao, teos. Io vedo le cose degli dèi. E sapete come è fatto il mondo degli dèi? È fatto di triangoli, di quadrati e il mondo che vedono lo abbiamo in storia. Gli uomini del Rinascimento, per esempio, quelli vi ricordate quando si parlava dell'Accademia di Marsiglio Ficino da cui germina quella grande stagione culturale pagana neopagana, ma in realtà poi cristianizzata che va sotto il nome di umanesimo rinascimento, che è la stagione più gloriosa della nostra Italia, che ha prodotto il 50% delle opere d'arte al mondo, da che cosa deriva? Dal platonismo e dal pitagorismo, in forma di neoplatonismo e neopitagorismo, reinterpretato da quei grandi geni, i Michelangelo, i Raffaello, i Botticelli, per parlare della pittura, di Ariosto e Boiardo, i Machiavelli, quella stagione lì gloriosa. Eh? E quella roba lì ha a che fare, è una ripresa di questa grandissima tradizione che nasce con il Platonismo e che si rifà a oggetti, a idee, a teorie che sono quelle fondate da Platone e ancora prima che da Platone, dai Pitagorici. E di, di, di queste cose, Probabilmente, anzi sicuramente, anche se non lo sappiamo, non abbiamo le fonti che ce lo dicono, ma insomma lo possiamo dare quasi per certo, è di queste cose che si parlava lì, nel sancta sanctorum dell'Accademia. Ricordate, nella precedente lezione vi ho detto i discorsi esoterici fuori dall'Accademia, ma lì, nel cuore dell'Accademia, la comunicazione avviene da anima ad anima, da mente a mente, da cuore a cuore, come fiamma che balza da fuoco acceso, che improvvisamente balza. Ecco, di queste cose qui forse si parlava. E infatti la tradizione vuole che sull'architrave dell'Accademia di Platone ci fosse scritto Non entri chi non conosce la geometria. Non è un caso. Avete capito perché? Perché la geometria e la matematica sono dotate di una oggettività eidetica, mentale, ideale, che le altre idee non posseggono. Quelle idee più o meno legate ai sensi, alla sensibilità. Allora, se avete capito più o meno questo discorso, siete entrati in quella che viene definita teoria delle idee, quindi visione delle cose divine. Teoria questo significa in relazione alle idee. Noi quando diciamo queste cose non stiamo riferendoci al greco in termini astratti, stiamo parlando in greco. Se io dico teoria delle idee, un greco mi capisce. Stiamo letteralmente parlando in greco. E perché stiamo parlando in greco? perché siamo i nipoti, i nipoti, i nipoti, i nipoti i nipoti di questa gente qui, in qualche maniera, con moltissime dute, differenze, ma... E lo siamo ancora di più per quegli eventi storici che abbiamo studiato, che stiamo studiando in storia, perché è proprio qui in Italia che sono arrivati quei dotti bizantini, che hanno portato quei dialoghi di Platone, non che non si conoscessero anche prima la matematica, la geometria e così via. Però, a maggior ragione, l'Italia era diventata una centrale di diffusione di queste idee. Vedete poi come le teorie filosofiche e la storia, la nostra storia, presentano tratti in comune, si autoreggono, autogiustificano. Vediamo se alla luce di quello che vi ho detto capiamo meglio questo testo. Il titolo è Linguaggio e conoscenza. Che è quello di cui abbiamo parlato sin qui. Prima che leggo, avete qualcosa da chiedere in relazione a quello che ho appena finito di dire? Il passo è tratto dal Cratilo, che è un dialogo di Platone. Ci sono due personaggi, il solito Socrate e un altro personaggio che si chiama Ermogene. Orsù, allora, vediamo, o Ermogene, se anche gli enti a te pare che stiano così. La loro essenza è relativa a ciascuno di noi individualmente, come diceva Protagora, dicendo che misura di tutte le cose è l'uomo: cosicché quali a me sembrino essere le cose, tali anche siano per me, e quali a te, tali anche per te. O credi piuttosto che esse abbiano una loro fermezza nell'essere? Avete capito da che cosa sta partendo? Caro Ermogene. Tu che sei un seguace di Cratilo, il quale a sua volta era un filosofo di cui sappiamo poco o nulla, sappiamo qualcosa attraverso Platone, il quale si rifaceva alla visione di Protagora. Ovvero tutto è relativo, l'uomo è misura di tutte le cose, l'uomo inteso in tante maniere diverse, l'abbiamo visto, l'uomo il singolo individuo, l'uomo la città, l'Ateniese, l'uomo, l'umanità in generale. Vi ricordate? Allora lui gli sta chiedendo, senti, Cratilo Cratilo, eh, Ermogene, tu che sei sequace Cratilo. Allora, ricapitolando, tu ritieni che abbia ragione Protagora a dire che tutto è relativo, tutto è soggettivo e che le parole e i concetti manchino di fatto di appigli nella realtà, di appigli dati una volta per tutti, oggettivi. Siamo d'accordo su questa prospettiva? Guardate che se io do l'accordo a questa prospettiva, la scienza, in greco episteme, va a farsi benedire. Ecco a quel punto la vostra professoressa di scienze, la quale ha più riprese dice, ma questa, questa è scienza, non è filosofia, non è... Qui le cose sono certe e 2 più 2 fa 4. Non è come filosofia che tu puoi dire quello che ti pare e ci sono visioni diverse. Ecco, questa è la questione che viene posta qui. Mi spiego? Guardate quanto è contemporanea e antica nello stesso tempo questa questione. Ma Platone sta andando nella direzione opposta, cioè sta andando nella direzione della professoressa di scienze, come adesso vedremo, confutando... Cratilo, ovvero Protagora, ovvero qui Socrate fa le vici di Platone, personaggio Socrate di questo dialogo, interloquendo con questo ermogene che invece sostiene la tesi di Protagora, cioè quella della soggettività, è tutto relativo, e dunque lei prende la parola e può dire A, e lei può dire non A, e lei può dire B, è relativo, boh. Ma se è, boh, è tutto relativo, è tutto in fieri, cambia tutto, allora scienza che cos'è? Viene meno la scienza, c'è cioè la certezza, la stabilità. In greco il termine è chiaro, episteme, istemi, cioè che sta in piedi da solo, che si regge da solo, che si regge da solo, come i teoremi di Euclide o quello di Pitagora si regge da solo, può essere dimostrato, mentre non può essere dimostrato il contrario, il contrario sarà falso. Questo vuol dire pisteme. O è così o non è così, tertium non datur. Va bene? Qui è in gioco la fondazione della scienza. Ermogene. Già una volta o Socrate... Trovandomi nell'imbarazzo, proprio a questo mi lasciai trarre, a quel che Protagora dice. Ma non credo affatto che la cosa sia così. O come? A questo di lasciarsi trarre si sì da credere che addirittura non esista uomo cattivo? O oh no, certo, che anzi, più volte codesto mi è capitato di dover credere che uomini in tutto malvagi ce ne siano, e numerosi assai. E del tutto buoni? Non hai mai creduto ce ne fossero? Sì, ma pochissimi. Credevi in ogni modo che ce ne fossero? Sì. Orbene, come intendi ciò? Forse così? Che gli uomini del tutto buoni siano del tutto assennati, gli uomini del tutto cattivi siano del tutto dissennati? Così almeno mi pare. Qui sta facendo riferimento, vi ricordate quando abbiamo parlato di Socrate? E abbiamo parlato dell'intellettualismo etico per cui bene e male altro non sono che conoscenza sapere di non sapere conoscenza della reale dimensione delle idee della moralità versus ignoranza ovvero il malvagio e il cattivo colui che agisce male lo fa a sua insaputa, non ne è consapevole, ovvero il vero male di cui soffre è l'ignoranza. Vi ricordate questo discorso? Ecco, è replicato qui. Adesso poi capiamo come si va ad intrecciare con la premessa dell'inizio. Così almeno mi pare: è possibile allora, se Protagora diceva il vero, ed è questa la verità, che quali a ciascuno sembrano le cose, tali anche sono. Alcuni di noi siano assennati, altri dissennati. Cioè, se noi adottiamo il punto di vista di Protagora, per cui è tutto relativo, lei potrà continuare a dire, e avrà buon diritto a dirlo, che è Aila che non capisce assolutamente niente, e che quindi è malvagia. E Aila potrà continuare a dire che noi Gaia, che mi ha frenteso completamente, lei è malvagia, lei non sa, crede di sapere, ma... E non ne usciremmo più. E a quel punto arriverà Protagora e dirà, vedi, è tutto relativo. Come posso mettere d'accordo gli iraniani con la Nato, ecco, con gli Stati Uniti d'America, o i russi con la Nato? Parlano due lingue diverse. Non ci sono i margini di... Quello dice che tutto quello che viene da Occidente è propaganda. Quell'altro afferma. D'altro canto, che no, è il contrario. Tutto quello che viene da Oriente è propaganda. Adesso dico per dire, vedete come questo discorso lo si può fare a vari livelli, dal livello interpersonale a livello dei rapporti tra stati, tra culture e civiltà diverse. Dunque ha ragione Protagora e non solo Protagora, anche Trasimaco, Crizia, eh? Quei personaggi che sostenevano che la verità non esiste, che è semplicemente la parola di chi è più potente. Solo chi si siede al tavolo con la spada e l'arco in pugno ha ragione. Non chi ragiona meglio. I deboli non hanno mai ragione. Eh, si può arrivare a una conclusione del genere. Quindi è tutto relativo. Eh. No, certo, anche questo io credo ammetterai sicuramente che se vi è assennatezza e dissennatezza non è affatto possibile che Protagora dice il vero, perché nessun uomo in verità potrà essere mai più assennato di un altro, se per ciascuno ciò solo che egli crede è vero. Ovvero, il discorso di Protagora in questo senso qui è autocontraddittorio. Se io dico che è tutto relativo e che non esiste nessun punto di riferimento, qualcuno Potrebbe argomentare che io sto mentendo, che sto dicendo una stupidaggine. Ovvero, se nulla è vero e se nulla ha un punto di riferimento, anche l'affermazione che non ci sia alcun punto di riferimento, che è tutto è relativo, potrebbe essere contro-argomentato, potrebbe rivelarsi falsa. È tutto relativo. E allora, perché tu pretendi di avere ragione? E come fai a dire che sia effettivamente tutto relativo? È un argomento classico contro lo scetticismo. Chi dice che non si può sapere nulla e che afferma con assoluta certezza che non si può sapere nulla all'obiezione. E tu come fai a sapere che non si può sapere nulla? Non ha altri argomenti, o meglio, ci sono altri argomenti, ma non ve li voglio dire adesso perché direbbe troppo complicato. Mi spiego? Lei afferma. È tutto è relativo, che non si può dire nulla, non ci sono nessuna, non c'è ne alcuna certezza. E io le replico: E come fai a saperlo? Anche la tua affermazione è priva di alcuna certezza. Dunque, è così se non che neppure seguendo Eutidemo, penso a te sembra che tutte le cose siano allo stesso modo, insieme e sempre perché neppure così potrebbero essere gli uni buoni e gli altri cattivi se fossero allo stesso modo per tutti e sempre virtù e vizio cioè nemmeno l'ipotesi opposta quella sostenuta da tale Eutidemo potrebbe essere vera ovvero che le cose sono sempre immobili ferme che non ci sono opinioni che lei che rappresenta il bene la certezza la verità pronunzi sempre frasi, affermazioni assolutamente vere, mentre lei che in questo momento, poverina, ha sbagliato, si è confusa, non possa domani dire una cosa vera e certa, perché immutabilmente la sua parola è verità e la sua parola invece è menzogna. No, anche questa tesi ci sembra un po' fondamentalista. Dici il vero. E eh allora, Socrate, se quindi né per tutti tutte le cose sono allo stesso modo insieme e sempre, né per ciascuno in un suo modo particolare ogni cosa, è ben chiaro che queste cose hanno in se stesse una loro propria e stabile essenza. Che non dipende da noi, non dipendono da noi, né da noi sono tratte in su e in giù, secondo la immaginazione nostra bensì esistono per se stesse senza alcun rapporto che con la loro essenza così come sono per natura allora se accettiamo le due premesse ovvero le due premesse sono la prima quella di provenienza protagorea per cui tutto è relativo e rimarrà sempre relativo quindi siamo nella dimensione della pura e semplice soggettività, quella di cui parlavo prima, vi ricordate? Vi ricordate? O al limite dell'intersoggettività: tra ateniesi ci siamo messi d'accordo che, ma già con gli spartani. Oppure della intersoggettività all'interno del genere umano: ci può anche stare questa. Ma allora l'extraterrestre, l'uomo vitruviano non lo capisce. E il triangolo e il quadrato valgono per noi umani, ma non valgono per altre eventuali creature. Ma pure quella è convenzione, è relativo. È convenzione, è relativo? Questo è Protagora. Eh? Oppure Eutidemo è il contrario. È tutto fermo, stabile. Esiste una verità assoluta e una menzogna assoluta, è un errore assoluto incarnato dalla sua opinione. L'uno dei due versanti, V, e dalla sua opinione contrapposta, F, falso, Immutabili. È così? No, lo abbiamo detto. Sono vere ambedue le cose, la verità, forse, sta in mezzo, cioè non è vera né l'assoluta relatività, l'assoluto relativismo di Protagora. Cioè, non è vero che ogni opinione vada bene. Ma ci sono delle opinioni vere e delle opinioni false. Ma non è nemmeno vero che lei non possa sbagliare, cioè che la verità sta in quella persona o in quel discorso. Perché la verità sta da un'altra parte, il modello sta da un'altra parte, cioè in un riferimento extra personale, extra soggettivo, extra linguistico, sta da qualche parte, come nel triangolo. Cioè se lei la chiamo alla lavagna, le dico di dimostrare il teorema di Pitagora. Lei può anche sbagliarsi, non è che se ha preso 10 una volta, la seconda volta non può sbagliarsi, si può sbagliare e allora lei è nella menzogna, mentre Michael no, perché magari in questo momento ci ha azzeccato, ma il fatto di azzeccarci, anche se il termine è improprio, il fatto di dimostrare correttamente il teorema, dipende dalla sua capacità mentale, da, dal fatto che lei vede delle cose soggettivamente più forti, migliori rispetto a Diana? No, semplicemente in quel momento lei ha ben chiaro un'idea generale, un teorema generale che non è proprio suo, è di tutti noi. Basta fare giù. bene i calcoli, evidentemente ci possiamo anche sbagliare. Ma il riferimento non sta qui dentro, non è patrimonio di ciascuno di noi, né di quel popolo, piuttosto che di quell'epoca. Il patrimonio appartiene alla realtà in sé, è oggettivamente dato, sta lì da qualche parte. Platone dirà che le idee esistono in sé per sé e stanno in questo mondo, questo piano di realtà ulteriore che lui chiama iperuranio, cioè sovraceleste. Iperuranico, iperurano, sovraccelo, iperuranos. Eh? Ma insomma, è un'immagine. Un Se quindi, né per tutti tutte le cose sono allo stesso modo insieme e sempre, Né per ciascuno in un suo modo particolare ogni cosa, è ben chiaro che codeste cose hanno in se stesse una loro propria e stabile essenza: non dipendono da noi, né da noi sono tratte in su e in giù secondo l'immaginazione nostra, quella del momento, bensì esistono per se stesse, senz'altro rapporto che con la loro essenza, così come sono per natura. Cioè il triangolo non ha bisogno di essere pensato da Tizio, da Gaio, da Sempronio per ricevere quelle caratteristiche precise, ma le fonda su se stesso, sulla propria idea. Ecco perché parliamo di episteme. Qui la dimostrazione è epistemica, cioè scientifica, e quindi alla professione di scienze va benissimo, perché è oggettiva, non dipende. Dal, dal, dal suo momentaneo averla intesa, né dipende dal suo gusto, né dipende dalla sua abilità argomentativa in quel momento. È data una volta per tutte. Lei in quel momento, avendo forse una mente un po' più chiara, perché ha dormito meglio, è in grado di riconoscerla. Magari un attimo dopo no. Quindi una volta prende 10, una volta prende 5, dico per dire. Nel senso che il triangolo, ripeto prima: abbiamo fatto tutto un discorso che ti sei persa, ma insomma, siamo partiti dalla rilevanza degli oggetti che stanno nella realtà rispetto al linguaggio. Quindi, se io dico tavolo, cattedra, questa parola è l'idea che mi si forma in testa a un referente concreto che è questo tavolo dove io sono seduto già se dico termini astratti tipo giustizia, amore, questi hanno una rilevanza intersoggettiva, ne possiamo parlare, ne possiamo parlare e in ultima istanza li possiamo riprodurre con dei simboli, prima stavamo parlando di pace, lei ha disegnato una colomba, ma quando parliamo di oggetti della matematica e della geometria, per esempio, poi vedremo anche altre idee, concetti logici fondamentali, eh, se io dico di disegnarmi un triangolo, tu da dove l'hai visto il triangolo? E tutti disegneranno un triangolo fatto nella stessa maniera. E dove l'hai preso questo triangolo? Cioè il riferimento qual è? Questo è il punto d'arrivo. È soggettivo? È intersoggettivo? Deriva dal nostro precedente accordo? È una convenzione? È così perché te l'ha detto la maestra elementari? Oppure no? Oppure il teorema di Pitagora era valido due millenni fa, sì, quattro millenni fa, cinque millenni fa, ma anche centomila anni fa. E sarà per sempre valido. E da lì ho fatto l'esempio del, del Voyager, dell'immagine del Voyager, no? dell'uomo vitruviano. Ovvero, la matematica e la geometria, come esempi classici, hanno comunicano con il nostro linguaggio, siamo in grado di dirle, se ben ragioniamo. Ma la qualità, la certezza, la veridicità di questi ragionamenti non dipendono dalla singola soggettività, non sono qualcosa di sofistico, non sono sottoposti alla regola relativistica di Protagora, per cui la tua è un argomento ben argomentato, ma lei può sostenere la causa opposta alla tua con argomenti altrettanto validi, vinca il migliore. Manco per niente. Non è che 2 più 2 tu sostieni che fa 4 e lei sostiene che fa 5 e vediamo chi argomenta meglio. I sofisti là non hanno quartiere, ovvero il punto di riferimento delle idee, e questa è la teoria di Platone, è quello che sta dicendo qui, non fa riferimento alla singola persona, non è una faccenda soggettiva. E non è nemmeno una faccenda intersoggettiva, non è che ci si può mettere d'accordo, vabbè, mettiamoci d'accordo che 2 più 2 faccia 4, e tanti saluti, così non ti sento più. Ma 2 più 2 fa 4, non può fare 5. In forza di un'essenza, di un principio, che inerisce all'aritmetica, o alla geometria, o al triangolo, in sé e per sé, e che quindi sta in piedi in sé e per sé. Quindi potremmo dire oggettivo e quindi per noi oggi è scientificamente dato non è un caso che il linguaggio delle scienze positive è la matematica matematica geometria ovvero se io una cosa non riesco a dirla in termini matematici non riesco a trasformare in una formula matematica non è scienza è un'ipotesi interessante ma non è ancora scienza D'altro canto, oggi diremmo se non è empiricamente, sperimentalmente dimostrata, ma è solo ben espressa in termini matematici, non è nemmeno scienza. Ma insomma, per il momento atteniamoci al discorso di Platone. Considera dunque, o oh meraviglioso cratino, qui forse è un po' ironico, no? Una domanda alla quale più volte mi ripeto come in sogno, diciamo... Che sono qualcosa per sé, esso stesso il bello, il buono, è così ognuno degli enti oppure no? Vedete dove si sta spostando? Ma io vi ho fatto l'esempio della matematica, lo fa anche Platone, va da sé, perché è quello più facile. Ma vedete dove sta andando a parare lui? Ovvero che non solo i triangoli sono fatti in quella maniera e c'è poco da discutere ma anche l'idea del bello, l'idea del buono, cioè quei concetti astratti di cui parlavamo prima. Anche quelli, in ultima istanza, sono altrettanto ben definiti per propria natura come le leggi del funzionamento del triangolo. E quindi uno potrebbe dire, vabbè, con un matematico non mi ci metto a discutere, io sofista, eh? però quando parliamo di etica, di buono e di malvagio. Quando parliamo di estetica, di bello e di brutto, quando parliamo di politica, giusto e ingiusto, beh, lì vale sempre la legge dei sofisti. È tutto relativo. È buono per lei, ma non è buono per me. È buono per Orsola, ma non per me. E lei è bellissima per me, ma non è così bella per un'altra persona. È tutto relativo, lo vedi? Tolta la matematica, negli altri campi è tutto relativo. Manco per niente, manco per niente, non è affatto relativo. Ovvero esiste un buono in sé che ha una sua misura geometrica in un certo senso e che può essere scientificamente definito. Esiste un bello in sé al quale tutto si conforma. Per cui se io dico quella è una bella ragazza, oppure quella è una bella pentola, non è una questione di gusti. È perché... Quella pentola, quella ragazza, anche se il confronto evidentemente non, non è un confronto equo, quella, quella, quella ragazza è bella e quella pentola è bella perché in qualche maniera riflettono l'idea, il principio della bellezza che è armonia, che è equilibrio, che è tante cose. Fermo restando che poi la vera bellezza è quella dell'anima, il bel gesto, e ricordate che cos'è Eros? E amore per il bello, per la bellezza. Partiamo dalla bellezza del corpo, poi arriviamo alla bellezza dell'anima, alla bellezza del bel gesto, alla bellezza del bel discorso, alla bellezza della bella pagina letteraria, alla bellezza in sé, una scala di ascesa verso l'idea pura del bello, che possiamo in qualche maniera contemplare, in maniera razionale o meglio ancora in maniera mistica, per chi. Si è fatto tutti i gradini dell'Accademia, non si è fermato alla matematica, alla geometria, è andato oltre, è rimasto all'Accademia fino all'età di 35 anni ed è arrivato a capire, a comprendere, a intuire che cos'è giustizia. Quello può essere messo a governare la polis perché lui sa che cos'è giustizia, l'ha vista, è un'idea, ce l'ha qui mente. a mente, ma quello mi affiderò. Mentre al geometra mi affiderò per misurare i campi ed è già un livello superiore a quella della persona che sa solo zappare la terra, che ha un livello più infimo da questo punto di vista. È altrettanto utile, ben inteso. Capite poi il collegamento che c'è con la politica? Eh? Ma insomma, qui ancora siamo lontani. A me pare di sì, o Socrate, quell'esso stesso dunque consideriamo, non già. Se è bello un volto o qualcosa di simile, tutte cose che sembrano fluire, bensì esso stesso, diciamo il bello, non è sempre tale quale è. Avete capito? Allora, il suo volto è bellissimo, ma è un giudizio che do io, forse è soggettivo, indubbiamente, chi lo sa. Però quello è un volto assolutamente transeunte, tutti noi ci siamo, oggi, domani non ci siamo più, ci trasformiamo continuamente, cioè apparteniamo a questa dimensione che è quella del divenire, del cambiamento. È una cosa che oggi è bella, domani può diventare brutta, tutto cambia evidentemente. Ma se io dico che è bello, da dove derivo questo concetto di bello nel giudizio che do? Da una creatura transeunte? No. Il metro di giudizio... L'idea, il criterio, il principio è fuori dal gioco del divenire, è quella la forma pura. E io guardo quella forma e dico, ecco, questa è una bella persona in questo momento qui, perché lei porta impressa, in una certa misura, l'immagine del bello, del bello in sé che è quello che mi consente di dire che la statua della Venere di Milo è bella, che la Gioconda è bella. Come lo distinguiamo? Come facciamo? Ecco, forse con l'arte ci capiamo meglio. Quella è stata scolpita nel V secolo, a.C., quella è stata realizzata tra il XV e XVI secolo, dopo Cristo, ma sono belle. Perché diciamo che quella è una bella opera d'arte? Da dove lo prendiamo questo concetto? Dalla storia? Bella perché ai rinascimentali pareva bella? Perché qualcuno ha detto che è bella e l'ha messa lì? Bella perché ai greci piaceva? O è bella in sé? Beh, avete capito? E allora se è bella in sé, questo concetto di bellezza non può riposare, non si può basare su un terreno composto da... Dalle sabbie mobili del divenire, per cui tutto cambia continuamente, tutto è incerto, tutto è transeunte. No, il riferimento deve essere altro. Da, e allora vedremo come il rapporto tra le idee e la materia e eh, questo mondo in cui ci troviamo noi. Questo mondo pessimo per alcuni versi o meraviglioso, ecco, dipende. È lo stesso rapporto che c'è tra tutti quanti avete giocato, abbiamo giocato, no? O oh, prima dello smartphone, giocavamo sulla riva del mare con le formine. Ognuno aveva le sue formine. Io avevo una formina fantastica, il polpo. Eh? E andavo lì e lo riempivo di terra bagnata, di sabbia bagnata, e lasciavo tante impronte di polpo. Eh? E se passava un bambino dispettoso e me ne schiacciava, mi arrabbiavo molto perché quello era il mio polpo. Ora, l'immagine del polpo messa sulla sabbia, passa il bambino e dice tu guarda un polpo e magari me lo schiaccia appunto, poi non è più un polpo. Che cos'è che fa di quel mucchio di terra un polpo? La forma. E quanto dura il polpo di sabbia? Dieci secondi, se arriva l'onda se lo mangia via, senza il bambino dispettoso. Ma la forma? La forma in sé? No, quella rimane, la posso utilizzare. Fatta in plastica, quindi la metafora si ferma qui. Mettiamo che invece non sia fatta di plastica, ma sia una forma eterna, sempre identica a se stessa. L'idea stessa di polpo, e quell'idea idea stessa di polpo la posso utilizzare per fare tanti altri mucchietti di sabbia, tanti altri mucchietti di sabbia a forma di polpo. Questo è il rapporto che c'è tra l'idea di bello e le singole cose belle, che oggi ci sono e domani non ci sono più. Ma l'idea di bello è sempre identica a se stessa. E siccome noi l'abbiamo contemplata, la possiamo contemplare con il terzo occhio della mente, con l'anima, sappiamo riconoscere che cosa è bello, provvisoriamente. Dico che lei è bella, provvisoriamente, perché evidentemente è destinata a non essere più, così come ciascuno di noi, così come tutte le cose che appartengono a questo mondo del divenire, tutto in via di trasformazione, tutto soggetto alla nascita e alla dissoluzione. Ma no, l'idea di bello, di buono, di giustizia e quindi quei concetti astratti di cui parlavamo prima, che hanno natura propria e essenza propria, quelli no, sono fondati in sé per sé: è necessariamente così. Orbene, è possibile con questo bello chiamarlo giustamente per sé, se sempre ci scippa via di sotto, ci porta via di sotto, e dire anzitutto che esso è e poi che è tale, o è necessario che al momento stesso che noi parliamo divenga subito altro e ci scappi via e non sia più così? È necessario. E allora, come potrà essere qualcosa ciò che non è mai allo stesso modo? Perché se in un momento rimane fermo nello stesso modo, almeno in quel momento è chiaro che non passa via, e se sempre rimane allo stesso modo ed è, allo st ed è lo stesso, come potrebbe esso o mutare o muoversi senza allontanarsi per niente dalla propria idea? In nessun modo. Cioè, se cambia continuamente forma, come faccio a riconoscerlo? O, d'altro canto, se è sempre identico a se stesso, l'idea di Eutidemo contrapposta a quella di Cratilo? Come diavolo è possibile che le cose cambino? E allora avete capito la risposta qual è? È possibile perché l'essenza, l'idea è staccata rispetto alla cosa materiale. La imprime in quel momento, ma poi... Evidentemente la cosa materiale si dissolve e cambia forma, ma la forma in sé no, rimane sempre identica a se stessa, in nessun modo. Ma allora neppure potrà essere conosciuto da nessuno. Infatti, nel momento stesso che chi lo deve conoscere gli si avvicina, ecco che diverrà altro e di altra specie, cosicché non potrà più essere conosciuto né quale è né come è. Nessuna conoscenza, certo, conosce ciò che conosce se codesto non sta fermo in qualche modo e pi steme deve stare fermo se no non possiamo conoscere nulla e come dici ma neppure è pure lecito dire che esiste conoscenza o cratio se tutte le cose mutano e nessuna sta ferma le idee stanno ferme allora avete capito se tutto muta, se tutto cambia e le forme cambiano insieme al fluire della materia, io non posso di fatto conoscere nulla. Che cosa conosciamo noi? Quello che è fermo. Provate a leggere un testo in questa maniera. Siete in grado di leggere un testo in questa maniera? Siamo in grado di leggere soltanto se il testo sta fermo. Siamo in grado di conoscere. Soltanto se quella cosa lì, cioè l'idea, sta ferma ed è sempre identica a se stessa. Non è che mi sveglio una mattina, 2 per 2 fa 4 e il giorno dopo fa 5 e poi fa 3. Così non conosco nulla. E i concetti astratti a che cosa si riferiscono? Le mappe concettuali si riferiscono a ciò che sta fermo. Che fa il medico? Quando il medico, aspirante medico, studia sul manuale in anatomia, studia un'immagine simbolica dell'uomo, come l'uomo vitruviano, che poi deve applicare al singolo uomo, non esistono due uomini identici. Ma il medico, in virtù del modello, quello sì, sempre uguale, il cuore sta sempre spostato leggermente a sinistra e il cervello è sempre diviso in due maniere, poi ci sono casi eccezionali, ma insomma... E quindi quando mi viene un paziente e io lo visito, che cosa ho in mente? Ho in mente quel modello. Poi ho il buonsenso, e la fronesis, la sapienza empirica per poter applicare il modello riconoscendo quelle che sono le particolarità del paziente in quel momento. Va da sì. Ma quello che io conosco, quello che ho studiato all'università, è il modello, è l'idea del corpo umano, non quel corpo lì, singolo, che mi serve però per fare esperienza del modello. Avete capito? Qui è arrivato. Prego. Non ho ben capito il fatto che le idee non cambiano mai. Cioè, l'idea di bello magari è una cosa che poteva essere bella nel Novecento, ma la cosa potrebbe essere la degli antichi. Quindi che senso ha l'idea di idea? Allora, per Platone l'idea di bello, ecco, Platone sosterrebbe o chi oggi volesse affidarsi o concordasse con la visione di Platone. Uno può anche non concordare con la visione di Platone, ma oggi vi ho spiegato la visione di Platone, viva il Dio! E lo faccio sempre con una certa foga in modo tale che voi possiate capire quella visione lì. Oggi stiamo parlando di Platone. Non è che tutti sono d'accordo con Platone, eh? ci sono teorie opposte a quella di Platone. Va bene, ma se noi sposiamo la teoria di Platone, allora... Quelle idee astratte, la bellezza, la bontà, la giustizia, l'amore, non, non hanno soltanto una dimensione provvisoria, intersoggettiva e legata a quel momento lì. Ma hanno un punto di riferimento extratemporale, extra questo piano di realtà, non soggetto al divenire. Che vale oggi, valeva ieri, varrà anche domani. Quindi, ha le stesse caratteristiche. Dell'essere parmenidea. Ho detto in altri termini: se ti riesce più facile, e senz'altro ci riesce più facile, ha le stesse caratteristiche della geometria e della matematica, per cui 2 più 2 fa sempre 4. Ieri, oggi, domani. Non è necessariamente così. Tu puoi sostenere una tesi diversa, ovvero dire che no, il criterio di Bello non si riferisce ad un concetto astratto, sempre valido, extra storico, extra temporale, ma che è vero, tanto è vero che di epoca in epoca, di civiltà in civiltà, di cultura in cultura, la nozione di bello è cambiata e quindi quella che era una bella donna nel Settecento con una bella acconciatura o con un bel vestito, oggi la giudicheremmo non bella o pacchiana o addirittura ridicola o viceversa. Se una di voi prendesse la macchina del tempo e si recasse nella Grecia di Pericle, probabilmente sarebbe considerata sicuramente strana e forse brutta, sicuramente non alla moda e che dunque non esiste un punto di riferimento assoluto. Tu puoi sostenere questa tesi. Oppure puoi sostenere la tesi di Platone che no, qualcosa cambia ma un principio fondamentale rimane identico a se stesso.